Siamo sempre allo stand della Polizia di Stato, Polizia Stradale, col funzionario che ci sta illustrando la loro presenza qui importante al Moto Days 2013, la nuova fiera di Roma, e ci vuole illustrare anche alcuni capolavori e moto d'epoca o storiche che sono qui esposte. Sì, qui abbiamo una piccola rappresentanza di un nostro parco veicolare molto molto consistente. Abbiamo scelto degli esemplari particolarmente significativi che sono cari e sono presenti nella memoria di tutti. Partiamo da alcuni esemplari di moto che partono dagli anni 50 fino agli anni 80. Quindi le moto sono tutte, come possiamo vedere, moto che provengono dai servizi di polizia stradale. La polizia stradale è il fiore all'occhiello della polizia per quanto riguarda proprio i servizi sui motoveicoli. Abbiamo tre esemplari diversi, di colore diverso e di epoche diverse, che vanno dagli anni 60 fino agli anni 80. Ricordiamo tutti sicuramente il Guzzone, il V7, che è ancora impresso nella nostra memoria. Poi scaliamo con i modelli grigio-verde e quelli rossi. Sono tutte moto di altissimo pregio, tutte moto Guzzi, utilizzate nei servizi lungo le strade e le autostrade. Qui al centro abbiamo un esemplare che è un po' il nostro orgoglio, la gioia soprattutto dei bambini che hanno impresso nella loro mente il famoso Sidecar. Questo è un veicolo degli anni 70 che è stato utilizzato soprattutto per esibizioni e saggi di addestramento, ma un po' rimasto nella memoria di tutti, grandi e piccini. A fianco alle moto abbiamo anche inserito dei manichini che raffigurano le uniformi che indossavano i nostri operatori di polizia negli anni in cui venivano utilizzati anche motoveicoli.